Eccoci qua, ben trovati. Oggi parliamo di spettacolo con un caro amico attore. È con noi Massimo Costa. Ben trovato, Massimo. Oh, Ciao, bello rivederti. senti, noi vogliamo sapere tutto di te, siamo dei curiosoni. Senti, come inizi e con cosa? E come inizio? Come inizio bisogna andare un pochettino indietro nel tempo, caro Furio. Andare indietro nel tempo quando ho incominciato a ballare, perché io nasco in realtà come ballerino e si vede anche dalle movenze quando sono in scena. E quindi ho fatto danza moderna, ho ballato anche il tip tap Che con bello. Tata e Chuck Wild, che sono stati, lui è un ballerino coreografo inglese, qui a Milano chiaramente, e da lì, come si usa dire, il passo è breve, no? Tanti mi dicevano sei un ballerino di quarta fila, invece in realtà ero di prima fila, perché essendo piccolo di altezza ero sempre in prima fila. Pensa che mia nonna diceva sempre: sei un orzaiolo nell'occhio del demonio, perché bisognava sempre vedermi, un po' per carattere, un po' per carisma, un po' per il mio modo di fare e basta. E poi da lì ho voluto fare teatro e mi sono presentato con una faccia tosta da streller, al piccolo, per essere ammesso. Ma lui mi ha rifiutato per due volte dicendo che ero troppo avanti, ero troppo perfetto, perché lui voleva dei, mi ricordo questa frase, voleva dei sacchi di juta vuoti da riempire anche di merda. Ovvio, la Allora io vado lì a dirgli che volevo fare l'attore, sapevo già ballare. E dice: ma e allora io che ti insegno? E mi ha mandato via. Sono ritornato l'anno successivo, anche lì mi ha scartato. Mi ritrovo in giuria lui con altre cinque persone ancora. E allora poi un'altra mia amica che ho conosciuto lì mi fa: andiamo all'Accademia dei Filodrammatici. E mi sono presentato all'Accademia dei Filodrammatici. Da perfetto ignorante, non sapevo niente, avevo solo la passione per il teatro, ma mi ero già preparato perché sapevo che bisognava presentare una poesia a tuo piacimento, un brano teatrale che ti metteva a disposizione un attore o un'attrice. Allora sono andato lì con un pezzo della Signora delle Camelie di Alessandro Dumas e bello. perfettamente preparato. E poi ho presentato una poesia di Giacomo Leopardi. E mi ricordo ancora che era Silvia, e poi, ah sì, c'era una parte musicale e ho detto: ma mi è sempre piaciuto ballare il tip tap così, però buttata lì così, hai capito? Tanto per far vedere che avevo qualche nozione, hai capito? Quindi ho incominciato punto e tacco con degli slap destra, sinistra, di qua di là, e quindi mi hanno preso. Tanto Mi sono bene. sì. E poi ho cominciato un pochettino tutta la mia storia artistica. Ho avuto degli insegnanti di rilievo, immaginate. Adesso non sto lì a fare i nomi, sai perché? Perché tanti purtroppo non ci stanno più. Ho Capito? capito, Cioè, te ne dico uno così tanto certo. per ricordarlo, all'epoca uno degli insegnanti era Calindri. Boh, mamma mia. Dirti. Un mostro sacro, un mostro sacro. Senti, portami a Camera Caffè. Cacchio, facciamo un Un salto, salto. non dico millenario. E Camera Caffè, torno a ripetere, tanti scrivono Camera Caffè con due F, va scritto Camera Caffè con una F senza accento. Oh, Me lo ecco. dice sempre, infatti nei famosi bicchierini c'è Camera Caffè con una F senza accento. Esatto. E questo lo dice sempre, lo diceva il mio regista, che è stato Christophe Sanchez. Lui non vuole mai essere nominato, ma io lo nomino perché è stato per me un grande maestro. Anch'io, come tutti gli altri, sono stato selezionato, provini su provini, hanno selezionato centinaia di persone per quei ruoli. Capisci? E quindi poi sono stato scelto su, non mi ricordo più quanti personaggi,
ti parlo, cioè Deborah Villa è stata selezionata su 1.000 aspiranti a quel ruolo, perché hanno fatto provini tra Roma e Milano, io su 400. Si vede che ero più bravo io a fare il finocchio rispetto a tanti altri, perché il ruolo di Pippo quello era. Perché io dopo un mese volevo scappare, non volevo fare quella. E invece, a furia di prendere pedate nel culo, come si usa dire, si può dire culo, vabbè, oramai l'ho già detto. A furia di prendere pedate anche da Christophe, famosa la frase quando mi chiuse in camerino dando una pedata e mi disse perché volevo andare via, perché erano orari, il modo di fare tutto a memoria la mattina, 4-5 copioni, pronto studio alle 8, alle 11 si registrava, cioè scusami, convocazione alle 8, pronto studio alle 11, quelle 2 ore per leggere, fare, orari estenuanti, è la cosa più difficile che abbia mai fatto in vita mia, perché solitamente hai una sceneggiatura, un copione prima e dopo, capisci, ti presenti sul set un po' preparato, invece lì la mattina io, ma come tutti gli altri, perché eravamo in 18, non ti dico poi Luca che svaitava perché quando entravi in studio diceva la fai, cioè datemi tempo, cioè, io e anche gli altri, le liti, ma le liti sul set non tra attori, le liti perché tutto quello che hai letto poi immancabilmente c'era qualcosa che veniva saltata, cancellata, ricambiata. Perché un conto è scrivere, interpretare poi cambiava tutto il significato. Quindi quando tu hai memorizzato un copione e poi dici no, questa non la devi dire, me, continuavi a sbagliare perché cadevi sempre su quella battuta lì. Quindi Esatto. un casino. E non volevo più farla. E lui mi chiuse un giorno in camerina, Cristoforo mi ha dato una pedata che mi ha beccato sul coccige, che mi stavo cambiando per andare via, mi ha detto: io ti ho creato e io ti distruggo, tu sei il mio Pippo. Il mio Pippo mi ha fatto diventare matto, però devo dire ce l'ho fatto. Questo è stato il mio ingresso a Camera Caffè, quindi E è su Camera appunto. Caffè hai un progetto, eh? Su Camera Caffè hai un progetto, Sì, giusto? volevo concludere con una cosa, Sì, vai, che vai. Camera Caffè è un programma che è stato fatto in Francia, non è italiano, è stato portato da Christophe Sanchez qui in Italia, perché l'ideatore è questo attore francese che si chiama Bruno Solo, guarda come ho il brain, Bruno Solo. L'ha portato qui in Italia, lo ha proposto al nostro produttore che adesso è diventato sindaco di Bergamo, che è Giorgio Gori, e quindi perché noi siamo un prodotto Magnolia, che poi Magnolia ha venduto prima Italia 1 e poi è diventato anche un programma Rai perché è stato comprato dalla Rai. L'unica trasmissione a livello europeo italiana che è la più longeva di tutte, perché sono 18 anni che siamo in onda. 18 anni, perché abbiamo incominciato tra il 2002 e il 2003, guarda, vedi tu, e si propone a quanto pare ancora una settima edizione. Che bello. Scusami, ho divagato. Ma mai Quindi, no, divagato. Andiamo ma al ti devo progetto. dire un piccolo aneddoto, Furio, se mi permetti. Perché io con mamma, sai che c'è Beautiful, Beautiful è la vita che c'è, cosa sono 40 anni o meno, no? E io un giorno che stavo andando a registrare ho detto: Madonna mia, ancora questo Beautiful, stanno diventando tutti vecchi, basta, 20 anni, sempre tutta storia, Beautiful, Tizio, Caio, Sempronio, ho nominato le attrici o meno, eccetera, eccetera. E lei, mia mamma, ex medico, adesso poverina, cioè no, in maniera molto serafica mi ha detto: ma tu ti lamenti degli altri? Tu hai quasi 15 anni che fai il finocchio sulla trasmissione. Si può guardare. Me l'ha detto proprio così, serafico, come vedete, anche tu fai la stessa cosa lì in trasmissione a Bruno solo quando venne a conoscerci in Italia, che è quello che ha ideato Camera Caffè.
Io quando me l'hanno presentato, che poi siamo andati tutti a cena con Luca, Paolo, tutto il cast, i registi, gli autori, eccetera, eccetera, e quando me l'hanno presentato, io gli dissi: guardi, io sono molto felice, Mister Solò, di conoscerla, perché grazie a lei da 10 anni io mangio. E lui mi ha abbracciato perché. E quindi niente, in Francia. Il Pippo Giuseppe si chiama Joseph, e poi i vari personaggi che sono sempre quelli: il Luca e Paolo della situazione, la Partiume, sono gli stessi personaggi: la segretaria, il fattorino gay, eccetera, eccetera. E sono in Australia, in Spagna, in Grecia, dappertutto. Tranne che in Francia, perché in Francia hanno fatto il film poi di Camera Caffè, però è durata 3 anni, noi andiamo avanti da 18 anni. E sì, c'era in programma questo fatto che volevano fare appunto il film. Il film sarebbe stato stupendo, mai dire mai, può darsi che si farà. Certo. Perché? Perché si vedrebbe nel film, guarda, ti do proprio Vai. un'anticipazione. Vai, vai. E di quello che si vedrebbe nel film, perché si uscirebbe dall'ascensore e si vedrebbero gli uffici che non si sono mai visti. Quindi tu esci dall'ascensore, a destra vedresti gli uffici dove c'è il direttore De Marini, se la segretaria o meno, a sinistra invece tu andresti dove c'è il mio ufficio con tutti i pacchi, la posta, gli altri attori, cioè vedresti il resto dell'ufficio. E in più ci sarebbe anche da vedere l'esterno quando tu sali, e quindi perché noi siamo al 17° piano di questa fantomatica ditta, Palestina, certo. e quindi vedresti il palazzo, cioè quelle cose che non ci sono mai viste. E poi c'era come si chiama, una sceneggiatura molto, però non la dico, non posso dirla. Ci Una tieni? sceneggiatura in ballo che sarebbe bellissima, molto bella, se si dovesse fare il film di Camera Caffè. Chiaramente con Certo. Luca, Paolo, tutti addetti e contraddetti e anche le guest. Sai che noi abbiamo avuto tante di quelle guest che non hai idea. Dovesse parlare sulle guest che Vero. sono scappate dal set perché hanno detto: ma voi siete pazzi, ma come fate a lavorare con questo ritmo? Gli dai un copione. E non, cioè diventavano matti, te posso fare solo un nome, a Simona Marchina è diventata matta, Massimo Boldi se n'è andato e è ritornato il giorno dopo, basta, dico più niente, per Senti, dirti quanto è stata dura, perché hai un problema. scrivevano i copioni anche alle 5 del mattino, gli autori bravissimi, ma ne avevamo 30 di autori, quindi questa è Camera Caffè. Proprio un gruppo di 60-70 persone, tra attori e tutto, che è stato fantastico. Si viveva in simbiosi, si mangiava tutti insieme. Non ti dico, al momento andavamo pure in bagno insieme, perché eravamo Niente. dentro. E io ho le fotografie di Oh, vai. gente, perché forse te l'ha detto Simone Migliaccio, perché io ho. Tutti i copioni di Camera Caffè non li ho mai buttati perché sono stati scritti con il sudore veramente degli autori. Quindi io tutti i copioni che tutti buttavano poi in terra e cosa, io li tenevo e li ho tutti fatti, come si chiama quando fai, porca mi sfugge il nome, quando li fai tutti e li fai mettere Rilegare, si dice dietro, rilegare. rilegare, ecco, mi mancava il termine, grazie Furio. Li ho fatti rilegare, ciò proprio tipo enciclopedia, no? Poi ho tutti i filmati e poi ho le foto inedite, non quelle pubblicate, per esempio di una Patti che dorme in terra, di quello che si sta facendo rasare i capelli, di quello che dorme a bocca aperta, di quello che è in mutande, che girava con la macchinetta. Non c'era ancora il cellulare come adesso, eh? Oh Sto no, parlando del 2002-2003, certo. e li fotografavo. E quindi ho tutti i rullini. Che bello.
Quindi io ho un archivio pazzesco. E allora mi è venuto in mente, parlando con il mio agente che tu conosci, che è Simone Migliaccio, ho detto io devo fare con l'anno nuovo un libro tipo quelle delle favole, ma bel grande però, non il librettino tipo agenda, il classico lì. Proprio il librone, sai, tipo quelle delle favole, con il bicchierino, con su scritto c'era una volta e poi il bicchierino dove c'è camera caffè. Una piccola prefazione che farò fare sicuramente da o Giorgio Gori, che è stato il nostro produttore, Eva Sanchez o meno, eccetera, eccetera, e dove pubblicherò tutte queste fotografie inedite di quello che è il retro di Camera Caffè, capisci? Quando si Bello. mangiava, quando eravamo stanchi, quando si dormiva sul divano, il freddo che abbiamo patito. Perché faceva molto freddo e i camerini non c'erano ancora, c'era soltanto questo gran cilindro che buttava aria calda. E ogni tanto Giorgio Gori passava e dice: tutto bene. È tutto bene per forza, Senti, capisci? Massimo. Sono aneddoti che sono lì nelle fotografie. Bene, bene, bene. Noi attendiamo E il tuo un'altra libro. cosa, scusami se ti interrompo, è che io quando andai a fare il provino avevo i capelli lunghi, tutto mesciato, biondo. Ho fatto il primo provino e passa. Dopo un mese sono stato richiamato ancora perché hanno visto altre e sono ritornato. La terza volta io non, quando mi ha chiamato l'agenzia, ho detto ma non mi interessa, ma mi hanno già visto, meno, no, ma dai, vai di qua, ti vogliono vedere. Io dissi, vabbè, ma se io mi devo far vedere, mi faccio vedere da un medico, se sto male, cosa cacchio vado a fare ancora lì, basta, non volevo andarci. Poi, sono andato, la prima cosa è, Cristoforo mi ha preso e mi ha portato in sala trucco e dice, tagliagli i capelli e scuriscilo. E via. Che tagli i capelli? Vuoi fare la trasmissione o no? Ah, io ho detto allora taglia. Ah, esatto. Senti, andiamo, che siamo in conclusione. È stata una bella chiacchierata con te. Andiamo un pochino a conoscere anche i tuoi profili Facebook e Instagram, vero? Sì. Sito internet, raccontacelo un attimino, almeno veniamo a curiosare. Ma io ti dico una cosa, Furio, io sono poco social, Vabbè. per tanti motivi, un po' perché ho una mamma molto anziana, un po' perché non mi piace stare troppo in video, quelle cose, cioè mi piace più essere che apparire. Però giustamente, come disse anche Serena Autieri, altra mia grande amica che ha fatto l'ultima edizione con noi, ha detto Massimo, devi fare assolutamente Instagram, non hai Instagram? E facciamoci Instagram. Poi ce l'ha altri due profili su Facebook e Messenger, però è troppa roba, capisci? Però Ma ogni dobbiamo tanto venire noi, da te a curiosare, dobbiamo venire noi, te ci devi essere. allora, sicuramente su Instagram, perché poi sai, io sono un cuoco provetto, io ho l'hobby della cucina e ti dirò di più, pubblico piatti e sono molto bravo. Oh, e allora vedi che dobbiamo venire da te, Su insomma. Instagram vedete ma anche su Facebook, insomma, si pubblica un po' dappertutto, anche trailer di film, perché sai che ho fatto anche 12 film, sono stato con Iacchetti, con Jerry Calà, ho fatto Milano Trema Ancora, sull'onda dei vecchi film degli anni 70-80, insomma, cioè, oltre il teatro, oltre la filmografia e oltre la TV, perché insomma, di cose ne ho fatte, ma tante. Facilmente reperite. Allora io ti dico, guarda, grazie mille, Siccome è facilmente reperibile, andiamo a trovarlo anche online. Grazie. Ciao! Ciao Furio, grazie a te e a tutti quelli che ci vedranno.